Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Focusa Tutorials. In questo breve video vi farò vedere come cambiare la corona a una guarnitura Shimano con attacco Direct Mount, ovvero questa guarnitura The Oryx Stick montata sulla mia Trek. È un lavoretto veramente semplice e vedrete che riuscirete a farlo anche voi. Io spero che il video vi piaccia e soprattutto che vi sia utile. Ora vi lascio la visione e vi aspetto nei prossimi tutorial. Ciao ragazzi, mi raccomando, stay tuned! Allora ragazzi, la prima cosa che dobbiamo fare è smontare la guarnitura dalla bici, quindi sotto allentiamo i due bulloni con una brugola e poi tiriamo via questo tappo. Per smontare la guarnitura poi Shimano ha una linguetta con un dentino che io sono andato a sollevare con il mio tool degli O-ring e avete visto come è venuta via bene. Poi con un martellino di gomma, perché probabilmente non verrà a mano, diamo un colpetto alla guarnitura per poi tirarla fuori e andare a banco. Bene ragazzi, ora che siamo a banco diamo una pulita a tutta la guarnitura, dal vecchio grasso, dalla polvere, dal fango che c'è rimasto, e poi mettiamo la chiave apposita per la ghiera della Shimano nella guarnitura e andiamo in morsa, perché la mia chiave dinamometrica non è adatta ad essere usata con questo tipo di chiave. Ci mettiamo in morsa, fissiamo la chiave in alluminio alla morsa e poi svitiamo la pedivella. Poi possiamo anche svitare a mano e tirar via chiave, ghiera e corona. Anche qui ragazzi, dove l'ho messo, diamo una pulita dal vecchio grasso e dall'eventuale sporco, anche perché quando andremo ad inserire la nuova corona andremo ad applicare del grasso nuovo. Quindi puliamo la guarnitura e puliamo anche la ghiera della guarnitura. Guardate ragazzi, questa è la corona originale della Shimano The Oryx T, questa è la corona che andremo a montare, questa sarebbe una 30 e questa è la 28. Diciamo che nella mia zona ci sono delle salite veramente impegnative, io non sono allenato, non ho la gamba e per poter arrivare in cima senza morire troppo mi serve un rapporto molto più agile. Sacrificherò sì la velocità sul piano, ma tanto il mountain bike non è che mi interessa molto, però avrò molta più agilità e farò molta meno fatica e arriverò su senza boccheggiare troppo, almeno è quello che spero. Quindi una volta pulito tutto andiamo ad applicare un velo di grasso sull'alloggiamento della corona. Per sicurezza ne mettiamo anche un velo proprio sulla corona dove ci sono i dentini, e in più lo andremo a mettere anche sulla ghiera della guarnitura. Quindi mettiamo la corona al suo posto, ricordatevi che ha un senso, adesso vediamo dov'è il dentino più largo, è qua, e vediamo di beccarlo perché col grasso non si vede molto bene. Mettiamo la ghiera, l'avvitiamo, prendiamo la chiave apposita, l'avvitiamo finché riusciamo a mano e poi la mettiamo in morsa. La ghiera andrebbe stretta dai 30 ai 50 newton, noi adesso andremo a stringerla leggermente a mano, il giusto, perché purtroppo, come dicevo prima, la mia chiave dinamometrica non è adatta per questo tipo di chiave. Comunque non preoccupatevi che se stretta al giusto, non alla morte, la corona non viene mica via dalla guarnitura. Possiamo tirar via e verificare che sia tutto a posto, serrato, senza segni e senza giochi. Io direi che è perfetta. Ora possiamo rimontarla sulla bici. Per il montaggio sulla bici ricordatevi di pulire il movimento centrale dal vecchio grasso e soprattutto dallo schifo in entrambe le parti. Io l'ho fatto prima, vi sto facendo vedere leggermente meglio come fare, e poi sempre con un velo di grasso andiamo a dare del grasso di protezione sia dove andrà l'albero della guarnitura che sulla parte esterna. Questo grasso qua non serve a lubrificare, ma serve
ad evitare che l'acqua vada dentro i cuscinetti e dentro il movimento centrale, sia da una parte che dall'altra. Adesso andiamo a inserire la guarnitura con la corona nuova dentro il suo alloggiamento e verifichiamo che i cuscinetti siano a posto, perché sennò abbiamo un problema al movimento centrale e lo dobbiamo cambiare. Qui sono a posto senza appuntamenti o rumori strani, quindi possiamo continuare il montaggio della guarnitura. Prima del montaggio dell'altra parte della guarnitura ricordatevi di dare una pulita sempre all'interno dove c'è la calettatura e a tutta la pedivella. Poi non so se riuscite a vederlo, qua c'è un dente più grosso rispetto agli altri della calettatura ed è dove dovremo andare a mettere la nostra pedivella. Tranquilli, perché tanto non vi sbagliate, perché o così o così. Adesso, prima di andare a stringere i bulloni, dobbiamo andare a mettere questo tappo di regolazione. Anche questo tappo va pulito, il suo filetto va pulito a modo e poi va semplicemente avvitato per andare a stringere la pedivella al suo posto. Vedete? Io la sto stringendo e sto controllando che i cuscinetti non siano troppo caricati. Una volta fatto potete abbassare la linguetta, vedete che è andata al suo posto, e stringere le due brugole. Vediamo se c'è scritta la coppia di serraggio dai 12 ai 14 newton. Andiamo a prendere la chiave. Prima gli diamo una stretta con la chiave a brugola normale e poi usiamo la chiave dinamometrica. Controlliamo di nuovo. 1 e 2. Ora ragazzi possiamo montare la ruota posteriore, vediamo se riesco a non far cadere il perno passante che ho già messo nel telaio. Scommettiamo che lo faccio cadere. No dai, possiamo montare la ruota posteriore, fissarla e infine vedere se la lunghezza della catena, avendo messo una corona più piccola, va bene oppure dobbiamo accorciarla. Vediamo subito. Com'è ragazzi? Qui la catena va accorciata di qualche dente, vedete com'è fiappa? Guardate ragazzi, ora con una corona da 28 la catena è diventata molto molto più fiappa, quindi dobbiamo andare a regolare la tensione della catena. In questo caso preferisco tirare via almeno un paio di maglie che andare a regolare con la vite di precarico della trasmissione come sto simulando ora con la mano, perché andiamo ad allontanare la puleggia della cambiata dal pacco pignoni, andando a peggiorare sensibilmente, anzi a peggiorare anche di tanto, la qualità della cambiata. Quindi ora andrò ad accorciare di un paio di maglie la catena e vediamo se la tensione sarà idonea o no. Vedete come fiappa? Ora cerchiamo la falsa maglia, che è qua. Andiamo ad aprire la catena, senza perdere la falsa maglia magari. E andiamo a tirare via un paio di maglie. Quando togliete le maglie, fate bene i conti per andare a togliere le maglie giuste. Quindi noi qua ci servirà una maglia interna. Io solitamente faccio step di 2 per essere sicuro di non andare a tirare via troppe maglie, perché ricordatevi, più lungo lo accorciate, più corto attaccate alla ceppa. Facciamo una semplice prova e vediamo se la lunghezza della catena è giusta o dobbiamo tirarne via un altro po'. Secondo me un paio di maglie dovrebbero essere sufficienti. Cambio da regolare perché la bici era sui rulli ed era regolata per i pacco pignoni dei rulli, quindi non aspettatevi una cambiata precisa adesso perché è tutto da riregolare. Diciamo che è a posto, possiamo mettere comunque la ruota sull'ultimo pignone e verificare nel segno che c'è qua dietro se la lunghezza della catena è idonea, perché Shimano comunque vi mette un riferimento qua da questo lato. Vi confermo che la catena è lunga e tensionata al giusto. Vedete questo 51T? Questo riferimento che Shimano vi dà, ovvero quando la catena è lunga e tensionata giusta, i denti
della corona più grande del pacco pignoni devono corrispondere a questa linea bianca, quindi la catena è alla lunghezza corretta. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile. Ora vi saluto e vi aspetto nei prossimi tutorial. Ciao e mi raccomando, stay tuned!